Nella mattinata di oggi, mercoledì 1 luglio, le sirene dei mezzi della Croce Verde Fornovese hanno preoccupato tanti abitanti del paese sulle rive del fiume Taro. Un ciclista parmigiano è stato trasportato al Maggiore di Parma da automediche ed ambulanza dell'associazione di volontariato locale. Mentre stava facendo un giro con la sua bicicletta assieme ad un amico, dopo aver percorso la Val Baganza ed attraversato Calestano, l'amante delle due ruote è sceso lungo la Val Sporzana. E mentre stava rientrando verso il capoluogo di provincia, in località Miccone, lungo la strada statale 62 della Cisa, ha incontrato il cantiere per il rifacimento del deteriorato manto stradale. Dopo aver percorso un tratto del cantiere sul marciapiede, ha deciso di riprendere la carreggiata stradale. Durante questa manovra ha perso il controllo del velocipede ed è caduto a terra, battendo violentemente il capo. Immediatamente sono scattati i soccorsi. In pochissime decine di secondi sono arrivati i mezzi dell'assistenza pubblica di Fornovo. Nel frattempo il traffico è stato bloccato, ma i sanitari, valutate le condizioni di salute del paziente, hanno deciso di caricarlo sull'ambulanza e spostarsi dalla strada principale verso la vicina area di servizio per tutelare la loro incolumità, ma probabilmente anche per ridurre i disagi degli automobilisti. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale della Bassa Valtaro per i rilievi di legge. Dopo aver stabilizzato le condizioni del paziente, i sanitari, preoccupati per le condizioni del ciclista, hanno deciso di dirigersi verso l'ospedale cittadino a sirene spiegate, con l'ambulanza e automedica al seguito, come potete vedere e sentire da queste immagini.